Buongiorno a tutti, benvenuti a questo webinar dove parleremo di reputazione sul web e sui social media con Giuseppe Tipaldo e Claudio Trementozzi. Io sono Gabriele Di Nardo e sono il coordinatore dell'attività. Vedo che tra i partecipanti dei nomi noti, quindi che sanno già come funziona la piattaforma e altri invece che è la prima volta che sono qui con noi in questa modalità formativa. Tutti avete visualizzato un pannello di controllo. Su questo pannello di controllo voi avete la possibilità di scaricare le slide della presentazione del dottor Trementozzi che sono già state caricate sul sistema, mentre quelle del dottor Tipaldo vi verranno inviate successivamente via mail. Avete anche la possibilità di fare delle domande utilizzando la chat che avete sempre accessibile dal pannello di controllo. E le domande verranno poi rigirate ai due relatori che risponderanno. Vi prego di segnalare in qualsiasi momento problemi di comprensione, problemi tecnici in modo da poter intervenire con te tempestività. Lasceremo comunque anche in coda alla mattinata un breve spazio per le domande. Adesso io darei la parola immediatamente. La mattinata si svolge così, prima l'intervento del dottor Trementozzi, poi quello del dottor Tipaldo. Quindi darei immediatamente la parola al dottor Trementozzi per entrare nel vivo, della questione. Arrivederci e a risentirci dopo. Eccomi, buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati, ben arrivati ai nuovi. Oggi parliamo di reputazione nella pubblica amministrazione. Io tratterò alcuni casi, in particolare pensando e ragionando insieme a voi su la reputazione nell'ambito istituzionale. Pensando al passato, quindi come si lavorava nel passato, prendendo alcuni esempi tipici, anche abbastanza conosciuti, e come anche l'avvento dei social ha un po' modificato il posizionamento di alcune figure, delle figure istituzionali, dei rappresentanti delle istituzioni e come linguaggio istituzionale e il linguaggio politico o la scelta in qualche modo del politico di posizionarsi in un certo modo in relazione con la community modifica poi il suo essere presente poi nella rete, nel web e in particolare sulle diverse piattaforme social. Prendendo come esempio in particolare la piattaforma più utilizzata, quindi Facebook, ma anche facendo un breve cenno a Twitter e quindi poi facendo un ragionamento complessivo sul ruolo delle piattaforme nella nuova relazione e interazione che si costruisce con i cittadini. Parto da una citazione di Socrate che dice che il modo per ottenere una buona reputazione sta nell'agire per essere ciò che desideri apparire. Quindi il concetto della reputazione legata poi all'apparire, all'essere presente. Spesso si dice anche e soprattutto nell'ambito della pubblica amministrazione, non solo le figure politiche, ma anche le figure dirigenziali, che il non esserci determina in qualche modo il non essere considerati nel proprio mondo. È chiaro che per quanto riguarda il politico, l'obiettivo è quello poi di costruire il consenso nel tempo. Per quanto riguarda il tecnico, il direttore di un'azienda ospedaliera o il dirigente di una struttura complessa,
determina questo un giusto, in qualche modo l'individuazione di un giusto equilibrio tra l'essere presente in rete e quello del garantire poi una riservatezza e un'attenzione rispetto al suo ruolo. E l'essere presente vuol dire essere presente non solo come figura istituzionale, ma anche come persona e anche come relazioni. Però poi vediamo alcuni esempi. Quindi, in estrema sintesi, la prima parte su quello che sono alcuni esempi di reputazione pre-web, l'accelerazione che in qualche modo la rete ha determinato e a maggior ragione poi i social, le piattaforme social, e cosa poter fare per dare un giusto posizionamento e una giusta relazione, costruire una buona relazione oppure gestire situazioni di crisi nel momento in cui il rappresentante dell'istituzione, sia esso un politico o una figura apicale, deve gestire in qualche modo delle mini crisi quotidiane nella relazione o per anche fatti che avvengono all'interno del suo ente. Partiamo però dal significato, cioè reputazione deriva da reputare ed è letteralmente il fatto di reputare, la stima, il favore che concede a una persona. E nel tempi, nel periodo diciamo pre-web, aveva in qualche modo sicuramente un'azione un pochettino più controllabile, più mirata. Da una parte sussistevano ugualmente dei meccanismi che determinavano nella costruzione dell'informazione e nell'attivazione dei processi di comunicazione, comunque un processo che determinava suggestione, legato in particolare alla propaganda. Gli organi di informazione erano sicuramente organi di informazione molto polarizzati, c'era una bassissima scolarizzazione, quindi anche la diffusione era una diffusione delle notizie che avveniva prevalentemente in modo orale, e questo determinava un effetto rumore molto frequente, e la comunicazione che partiva non era mai esattamente la comunicazione che poi il messaggio che arrivava al destinatario finale. E l'altro elemento era l'effetto tempo. Naturalmente, nel momento in cui io pubblico e pubblicavo una notizia su uno strumento cartaceo, seppur quotidiano, dalla fine dell'Ottocento in avanti, questo aveva comunque un effetto che si limitava alla durata, diciamo, della lettura di quel contenuto sul supporto cartaceo. Il web e i social hanno dilatato enormemente questo tempo e in qualche modo richiedono un'attenzione maggiore da parte di chi vuole interagire con i nuovi strumenti digitali, perché tutto ciò che inserisce di fatto, se non in situazioni particolari, di fatto rimane nel tempo. Poi vedremo insieme anche situazioni appunto particolari in cui si può richiedere la cancellazione di determinate situazioni pregresse, ma devono sussistere determinati requisiti e le persone che comunque hanno un ruolo pubblico cioè questi limiti insomma sono in qualche modo ridotti, e vi farò vedere poi un caso in cui è intervenuta l'autorità garante per la tutela dei dati personali. Ma partiamo dal periodo del pre-web, con l'esempio di George Krill e del Comitato per la Pubblica Informazione, che aveva creato una grande propaganda contro Hitler, e quindi per cercare in qualche modo di convincere
la popolazione statunitense che la guerra contro la Germania fosse una cosa giusta. E per poter influenzare e suggestionare anche la popolazione, venne messa in atto una vera e propria grande macchina della informazione e della propaganda, con una serie di microinterventi organizzati con una grande rete di volontari, e si parla infatti di le parole che vinsero la guerra. E Krill in qualche modo istituì sia delle sezioni all'interno di comunicazione, di informazione, di propaganda all'interno degli Stati Uniti, sia all'esterno, creando dei veri e propri uffici che diffondevano messaggi in 30 paesi diversi, e producevano sia informazioni rivolte agli organi di informazione, appunto ai giornali, alle testate giornalistiche, sia tutto ciò che riguarda più la parte pubblicitaria, più di marketing. Molti ricorderanno il famoso manifesto I want you for USA Army, perché l'obiettivo era appunto cercare di diffondere un messaggio antitedesco, mettendo in campo tutte gli strumenti a disposizione, anche la macchina, l'industria di Hollywood, sia quindi sostenendo dei film, sia quindi finanziariamente, economicamente dei film, sia condizionando anche l'opinione pubblica con dei brevi messaggi nelle sale cinematografiche prima dell'inizio della proiezione delle pellicole. Vennero creati i cosiddetti uomini 4 minuti, cioè coloro che diffondevano alcuni messaggi veicolati dal Comitato Centrale, della durata appunto di 4 minuti, e riuscirono a tenere qualcosa come 750.000 discorsi in 5.200 località diverse. Altro esempio che vi ho preso è quello dello scandalo che poi portò il presidente Nixon a rassegnare le dimissioni. Siamo all'inizio degli anni 70, è il caso noto, anche perché poi anche la cinematografia se ne è occupata, il caso Watergate, che è in qualche modo un esempio di giornalismo di inchiesta, ma è un'azione che ha determinato comunque una influenza sulla reputazione del presidente degli Stati Uniti, che tra l'altro venne rieletto, ma si dimise poi nel 1974, dopo ovviamente tutta una serie di garanzie ottenute dal successore, da Ford, e questo in qualche modo ha dimostrato che una serie di elementi, di fatti accaduti con appunto da parte di alcune persone molto vicine allo staff di Nixon, ha di fatto incrinato la reputazione del presidente degli Stati Uniti, cioè di Nixon, portando alle sue dimissioni. Perché questo? Perché in qualche modo tu puoi fare tantissime cose, puoi dedicare tantissimo tempo per costruire delle belle cose e riesci ad avere un buon consenso, ma ne basta una sola perché tutto si perda, perché tutto in qualche modo si perda appunto nella community, ma nella comunità in generale. Con il web e i social cosa cambia? Cambia che di fatto ci sono parecchi milioni di persone collegate in rete, e c'è l'effetto tempo, come dicevo prima, che viene dilatato, ma c'è una accelerazione esponenziale del tempo, e quindi nella diffusione della notizia. Quando io devo
quando costruisco una notizia, diffondo una notizia attraverso i social, cosa succede? Che ovviamente la diffusione per una serie di parametri, in base a una serie di parametri in base all'algoritmo di ciascuna piattaforma, poi viene diffuso tra la community. La tendenza di alcune strutture di comunicazione degli enti è quella di rincorrere gli eventi, quindi quella di scrivere, rispondere, interagire immediatamente. Il suggerimento è quello invece di lavorare molto sulla fonte, sulla credibilità della fonte, sul fare un patto con la community e cercare di costruire un dialogo positivo con la community, raccontando però ovviamente la verità, quindi ovviamente la propria verità, la propria posizione, ma che sia basata poi su dei fatti concreti. Ovviamente le notizie sulle piattaforme social e sul web, quelle insomma non positive, negative, viaggiano con una velocità esponenziale. E c'è poi la tendenza del mondo, della community, di in qualche modo ricercare solo degli elementi, dei contenuti che confermano le proprie convinzioni. Allora si creano si moltiplicano delle situazioni di crisi che un tempo si riuscivano a gestire con la creazione appunto di gruppi di persone formate apposta per monitorare e per diffondere un certo tipo di messaggio. Oggi come oggi la potenzialità data dalla tecnologia deve essere però gestita in modo accurato. Ovviamente il concetto poi di reputazione sulle reti, sul web, richiede determinate tecniche che nella seconda parte di questa lezione vi racconterà il collega, e anche dei modelli, che sono dei modelli matematici proprio per il monitoraggio costante del posizionamento. Perché noi abbiamo a che fare con una diffusione rapidissima di notizie che possono essere in qualche modo hanno una base di verosimiglianza, quindi non di verità, o la volutamente notizie che sono notizie false e che però hanno un impatto emozionale sulla rete, sulla community, sulla relazione che instauro anche con il coloro che sono magari i fan della mia pagina o con comunque i contatti che costruisco attraverso le diverse piattaforme che metto in campo. Per esempio, il fatto che il 49% delle persone disoccupate, il 48% ha più di 65 anni, l'età media in Italia è di 59 anni, gli immigrati sono ormai il 26%, cioè 15 milioni e mezzo di persone, e il 20% del paese è islamico. Tutti i dati che Pagnoncelli ha raccolto in un suo libro, e che sono dati che sono stati realmente pubblicati e che in realtà ovviamente non corrispondono alla verità. Non corrispondono alla verità perché si creano comunque delle convinzioni sulle quali si costruiscono anche dei dati, si costruiscono delle percentuali, come nel caso che vi ho mostrato, per cercare di dare valore al messaggio che viene diffuso, per cercare di convincere maggiormente le persone che ciò che si sta raccontando corrisponde alla verità, perché i social determinano, come dice appunto Pagnoncelli, dei luoghi di confronto che sono sempre più autoreferenziali e si creano la sorte di club in qualche modo, dove
e quindi sono per esempio i gruppi di Facebook, dove sono accolte solo le persone che condividono la linea dell'amministratore o degli amministratori, esclusi poi tutti gli altri. E questo determina una enorme diffusione di bufale, quindi le bufale che incontriamo in rete sono molto più frequenti per una serie di ragioni. Da una parte la tendenza di diffondere delle notizie verosimili per finalità commerciali e quindi sono, diciamo, delle semi bufale, e dall'altra invece la volontà di diffondere delle bufale per screditare l'immagine di una persona o l'immagine di una istituzione. E in qualche modo tutto ciò determina una percezione da parte di coloro che operano in rete, orientando i propri atteggiamenti e i propri comportamenti. L'orientamento di comportamenti che nei diversi algoritmi delle diverse piattaforme tende in qualche modo ad avere un risultato dal punto di vista dell'utilità commerciale, quindi per le aziende, ma che dal punto di vista delle istituzioni, anche in un progetto più ampio di marketing territoriale o marketing istituzionale, determina comunque delle situazioni che devono essere necessariamente monitorate e gestite nel breve tempo, per evitare poi che si dilaghino, che in qualche modo si diffondano delle non verità che poi è difficile scardinare. Vi ho preso un esempio, uno screenshot di un post fatto in realtà da una pagina di Facebook politica, che è intervenuta su uno scontro nel periodo elettorale su un tema che riguardava il piano di governo del territorio, ma per dire appunto come la posizione espressa da un competitor nell'ambito delle ultime elezioni amministrative poi possa trovare un contraltare dall'altra parte, e con una percentuale di persone poi che vengono raggiunte per una pagina come questa, che aveva un numero di fan molto ridotto, sotto le 500 persone, invece di 1028 persone raggiunte. E quindi qui permettetemi un'altra citazione di Manzoni nei Promessi Sposi: è la passione che ho nella reputazione del casato che mi fa parlare, cioè la reputazione è un concetto che deve essere parte integrante dell'agire della pubblica amministrazione, e riguarda sia i vertici dell'amministrazione sia tutti coloro che collaborano all'interno della pubblica amministrazione. Le ultime norme, anche dall'anticorruzione alla trasparenza, ma anche l'ultimissima con la quale la pubblica amministrazione ha dovuto fare i conti, cioè quella della protezione dei dati, il regolamento europeo della protezione dei dati personali, il GDPR, mette il concetto di immagine come uno degli elementi essenziali nella relazione con il territorio, con gli stakeholder e con le diverse comunità. È chiaro che le diverse piattaforme social mettono a disposizione degli strumenti che possono determinare un problema proprio sulla reputazione delle persone. Questo esempio che vi ho preso è un esempio di un gruppo che era stato creato contro un ex sindaco di un comune della provincia di Milano, e già nel titolo del gruppo era precisato sia in maiuscolo il comune, il sindaco fallimentare, e poi il nome dello stesso sindaco. E a questo gruppo partecipavano una serie di persone, erano state iscritte una serie di persone che erano tra l'altro molto vicine al sindaco e che difficilmente avrebbero aderito ad un gruppo contro.
Nel momento in cui si però interviene con le piattaforme, hai la possibilità con le diverse piattaforme di segnalare quelli che possono essere considerati degli abusi nella relazione o nell'interazione con la community o la presenza nella piattaforma, e questo qual è la posizione generalmente di Facebook, anche se poi nell'ultimo anno e mezzo in qualche modo ha investito maggiormente sia in ricerca, in collaborazione con le università, sia nella modifica dell'algoritmo e nell'assunzione, poi almeno così annunciata, di una serie di persone che si occupano solo ed esclusivamente di monitorare delle situazioni anomale rispetto appunto alla presenza sui social. Generalmente però l'atteggiamento di Facebook è un po' questo, cioè ti guida, ti indica qual è il percorso che puoi seguire, quindi aiutici a capire il problema, mi infastidisce un mio amico, dopodiché ovviamente ti ringrazia per la segnalazione, ma nella stragrande maggioranza dei casi il feedback che arriva rapidamente è un feedback dove si dice, nella stragrande appunto maggioranza dei casi, che non ci sono delle violazioni a quelle che sono le regole della community. E The Guardian ha verificato che in realtà il tempo di valutazione dei contenuti avviene in un massimo di 10 secondi, quindi diventa difficile poter pensare che si possa valutare in modo attento quella che è la segnalazione posta nel miliardi di informazioni che vengono diffuse in ogni momento dalla piattaforma più utilizzata, social più utilizzata al mondo, cioè Facebook. In questa ricerca fatta dal The Guardian, che ha rivelato quello che sono le linee guida fornite da coloro, cioè dall'azienda a coloro che gestiscono la piattaforma, hanno inserito una serie di parole chiave o di concetti chiave che vengono e devono essere trattati come dei concetti che determinano poi la cancellazione del post, la segnalazione o la cancellazione del profilo. Purtroppo questo tipo di intervento è un intervento che avviene in modo molto contenuto, perché l'atteggiamento della piattaforma è un atteggiamento di questo tipo, cioè se ci sono alcune frasi come "qualcuno spari a Trump" è un messaggio ritenuto pericoloso e quindi degno di essere preso in considerazione, di essere cancellato, picchiamo i bimbi grassi no, perché non viene considerata una minaccia reale, ma l'espressione di una frustrazione. E Monica Bickert, che è capo della politica globale di Facebook, dice che non tutti i contenuti violenti o non condivisibili violano appunto quello che è lo standard della community, perché vengono considerati vengono posizionati in una zona grigia, cioè al confine tra satira, humor, e quindi questo determina poi la volontà della piattaforma di non essere particolarmente rigorosa nella cancellazione di quelli che sono alcuni post o alcuni gruppi o alcune pagine offensive. La reputazione possiamo in qualche modo considerarla in tre tipi fondamentali, cioè una reputazione in qualche modo legata a quello che fa parte un po' dei nostri ricordi, una che è più legata alle caratteristiche che corrispondono alla persona o all'ente, e poi quella che è più percepita e quindi più dinamica ed è una mutevole percezione da parte appunto della
community. Parea che ti scemasse l'onore e la reputazione, diceva Leopardi. E le caratteristiche nei social sono una, sicuramente la temporalità, perché tutto ciò che noi raccontiamo non viene cancellato nel tempo e potrebbe incidere un domani anche sulla reputazione del personaggio dirigente o politico, e non conta tra l'altro solo ciò che noi raccontiamo o come noi interagiamo sulla rete, ma conta anche purtroppo, e questo noi dobbiamo essere consapevoli, anche come interagiscono sulla rete coloro che fanno parte della nostra famiglia o coloro che sono nella nostra cerchia di amicizie. Questo perché? Perché, per esempio, vi ho preso questo caso di una class action di un gruppo di cittadini americani che ha chiesto l'intervento del giudice nei confronti di Facebook per aver violato i dati biometrici di milioni di persone con la tecnologia della tax suggestion, cioè la possibilità in qualche modo di riprendere, cioè di disegnare, di in qualche modo individuare tutte le caratteristiche di una persona che viene fotografata e viene pubblicata su un profilo, su una pagina di Facebook, indipendentemente dal fatto che questa persona sia presente o meno su quella piattaforma. Cioè la possibilità in qualche modo di individuare tutti quelli che sono una serie di elementi attraverso appunto l'analisi biometrica, una serie di elementi che portino poi a costruire un vero e proprio database e quindi una vera e propria cartella con tutta una serie di informazioni che poi possono essere messe a disposizione delle aziende di marketing e di pubblicità. E questa class action è stata fatta perché si ritiene di aver violato questa legge dell'Illinois, il Biometric Information Privacy Act, che in qualche modo evidenia il fatto che le informazioni che riguardano, che identificano una persona, sono da considerarsi proprietà private. E anche su questo tema, cioè sul tema del fatto che appunto una persona sia presente in rete, ma la presenza in rete non vuol dire automaticamente che io di questa persona ne possa fare qualunque cosa, cioè possa coinvolgerla o utilizzarla in ogni situazione, e da una parte, e dall'altra il fatto che chi inserisce le informazioni deve essere consapevole che queste informazioni sono delle informazioni che in qualche modo difficilmente scompaiono dalla rete, anche se c'è appunto un diritto di cancellazione, che è il diritto all'oblio previsto dall'ex codice della privacy italiano, e diritto oggi di cancellazione previsto dal regolamento, dal GDPR, regolamento europeo approvato nel 2016 ed entrato in vigore il 25 maggio del 2018. Il diritto di cancellazione porta di fatto ad una cancellazione rafforzata, cioè il fatto che la cancellazione non debba avvenire solo da parte del titolare del trattamento sui propri strumenti, cioè sugli strumenti digitali che vengono utilizzati dal titolare del trattamento, ma si deve preoccupare anche l'onere di informare altri soggetti che è stata fatta questa richiesta di cancellazione dei dati. E la cancellazione può essere fatta, e questa è una novità prevista dal nuovo regolamento, anche dopo la revoca del consenso del trattamento dei dati stessi, mentre prima, nel momento in cui il soggetto revocava il trattamento dei dati ad un ente piuttosto che ha un'azienda, non poteva più chiederne la cancellazione. Adesso col nuovo regolamento questo è possibile. E vi faccio questo esempio di un provvedimento del garante per evidenziare come il personaggio politico, proprio nel posizionamento che ha sulla rete, quindi il fatto che si racconti di lui
e quindi delle sue azioni, porti a limitare il suo diritto a essere scomparire in qualche modo dalla rete, soprattutto se questo personaggio è un personaggio pubblico che è ancora pubblico, cioè lo era nel momento dei fatti e lo è tuttora. E in questo caso questo provvedimento di questa persona che aveva chiesto di essere cancellata dal motore di Google, ha chiesto l'intervento dell'autorità garante, ma l'autorità garante aveva stato condannato dalla giustizia erariale, quindi dalla Corte dei Conti nel 2011, ma l'autorità garante ha risposto dando ragione di fatto a Google perché sussiste un interesse della collettività, cioè la persona se ha una rilevanza pubblica deve necessariamente essere consapevole che il suo ruolo in rete non può essere cancellato e quindi ha il suo passato, e questo deve tenerne conto nella costruzione proprio del processo poi di reputazione sulla persona stessa. In questo caso l'autorità garante aveva ritenuto che non si potesse cancellare in quanto la notizia era stata riportata da una testata che raccontava un fatto di cronaca, un altro era la Corte dei Conti e quindi l'autorità garante per la tutela dei dati personali non può intervenire su un altro soggetto istituzionale, e il terzo URL sul quale si chiedeva di intervenire e che non è stato invece autorizzato l'autorità per la privacy ha ritenuto invece che non si dovesse procedere, la rivista giuridica che riportava il testo integrale della Corte dei Conti. Ecco, però quando parliamo di reputazione non vuol dire necessariamente essere tanto presente sulle diverse piattaforme social. La reputazione non è sinonimo di posizionamento. La reputazione, inoltre, nel campo dell'istituzione è una posizione che deve necessariamente fare i conti con il ruolo politico. Allora, se un personaggio è un personaggio politico che ha una sua posizione, ha dei suoi linguaggi, nel momento in cui assume un ruolo istituzionale, deve necessariamente tener presente che cambia la sua relazione con la comunità reale, ma a maggior ragione con la community. Anche perché noi sappiamo almeno dagli inizi degli anni 90, sia per effetto delle norme che hanno cambiato l'approccio del cittadino nella relazione con la pubblica amministrazione, ma sia nel registrare una situazione storica di invadenza del marketing, in particolare pubblicitario e identitario della persona nella comunicazione politica e nella, in qualche modo, contaminazione della comunicazione politica con quella istituzionale, determina inevitabilmente una sovrapposizione della figura della persona rispetto a quella della istituzione che rappresenta. Allora, se parliamo per esempio di un comune, spesso il comune lo si identifica nel bene o nel male sempre con il sindaco di quel comune, anche se magari alcune cose che succedono in quel territorio non dipendono direttamente dal sindaco. Cioè, adesso banalizzo, cade un albero, la colpa è sempre comunque del primo cittadino, del sindaco. È chiaro che però, per riuscire a mantenere una buona reputazione, un buon livello di relazione con i propri cittadini, il sindaco deve riuscire a costruire un dialogo continuativo, spiegare, raccontare fino a che punto può arrivare un comune, cosa può fare, quindi per esempio, ritornando all'esempio dell'albero, la manutenzione delle piante rispetto al fatto accidentale o a fatti che dipendono, per esempio, invece da soggetti privati.
Nel caso delle varie istituzioni possiamo pensare anche alla regione che viene, bene o nel male, anche in questo caso identificata con il suo presidente o governatore. Questo porta spesso le varie organizzazioni che si occupano di comunicazione all'interno della pubblica amministrazione a legare i diversi messaggi a quello che è la figura proprio del presidente o dell'assessore. Quindi la tendenza, soprattutto sulla piattaforma Twitter, a raccontare un evento non in quanto evento, ma in quanto raccontato da un assessore o dal presidente della regione. E questo determina una risposta da parte del pubblico che deve essere monitorata con attenzione non solo nella relazione con l'istituzione, quindi l'immagine dell'istituzione, ma anche l'immagine della persona politica che, ovviamente, essendo sovraesposta, deve necessariamente tener conto anche di quello che possono essere gli elementi che incidono sulla reputazione della persona stessa. E quindi verificare, non solo il posizionamento come rappresentante dell'istituzione, ma anche a quello personale. E d'altra parte è inevitabile che nel momento in cui uno, e questo è successo alcune volte nella chiacchierata con alcuni sindaci o alcuni assessori anche regionali, far comprendere loro che nel momento in cui utilizzano il loro profilo personale, alcuni messaggi, anche forti, che lanciano, non possono essere dei messaggi completamente che non tengano conto del loro ruolo istituzionale. Vi ho preso questo esempio, un articolo di giornale del 2017, dove un assessore era stato poi costretto a dimettersi perché aveva scelto di utilizzare il suo profilo personale per fare gli auguri a Mussolini, al Duce, e questo ha scatenato una reazione da parte sia della community, sia da parte ovviamente della politica locale, che hanno determinato poi le dimissioni di questo assessore, perché lui si era in un primo momento giustificato dicendo: ma io con il mio profilo personale faccio quello che credo, e poi gli è stato spiegato che in realtà lui è comunque una figura istituzionale e sulla questa deve prestare attenzione anche su come interagisce nelle relazioni interpersonali. Il concetto quindi di reputazione viene trattato dalle diverse piattaforme in modo diverso, porta necessariamente ad accrescere la credibilità, la serietà, la fiducia della community rispetto a quell'istituzione. Vi ho preso un esempio di come il Facebook lavora sull'effetto delle recensioni, cioè in qualche modo cerca di coinvolgere la community nel far crescere o meno la reputazione di un determinato soggetto che ha aperto una pagina. In questo caso, l'azienda ospedaliera di Padova, che è una pagina che non è certificata, nel senso che non ha il segno di spunta, quindi ha un posizionamento che nella rete è simile a molte altre pagine. E la parte, diciamo, delle recensioni ti porta a capire quello che è il posizionamento dell'azienda ospedaliera di Padova nella community. Ovviamente qui sono solo 37 recensioni, sono suddivise poi per le stelle che vengono attribuite da 1 a 5. E la possibilità per chiunque navighi e abbia un profilo Facebook di vedere anche quelle che secondo l'algoritmo di Facebook sono considerate più utili, oppure più recenti, oppure in funzione delle stelle assegnate. Cosa fare allora per fronteggiare in qualche modo quello che potrebbe essere il rischio reputazionale
sulla rete. Io suggerisco di lavorare molto sulle fonti, quindi rendere autorevoli le fonti e renderle come punto di riferimento dei cittadini, lavorare poi su queste fonti per accrescere eventualmente anche il posizionamento sui motori di ricerca. Nel momento in cui uno va sul motore di ricerca a cercare la tua istituzione, è preferibile che nelle prime voci non trovi quelle che sono delle posizioni critiche, ma delle posizioni positive. E allora rispondere laddove vi siano degli attacchi con quella che può essere una contrapposizione valoriale, lavorare molto sulla verità dei fatti e costruire una relazione trasparente con la propria community, questo porta sicuramente a un atteggiamento positivo anche da parte dei cittadini, cioè cercando di raccontare nei dettagli le diverse situazioni. E poi nella mini situazione di crisi è importante che ci siano dei soggetti che siano in grado di monitorare la situazione di crisi, quindi colui che è l'esperto nel monitoraggio anche della reputazione, quindi dell'andamento minuto per minuto, ora per ora, giorno per giorno della reputazione che è stata messa in crisi, di coloro, quindi più un tecnico, poi di chi è esperto in comunicazione, di chi è esperto poi nella relazione con i media e eventualmente anche di chi è esperto dal punto di vista legale. Poi intervenire anche sul monitoraggio della community, dei diversi gruppi, per cercare anche di capire quelli che possono essere in qualche modo dei gruppi che siano effettivamente lesivi dell'immagine, non ovviamente gruppi seguiti da poche persone che determinano poi un impatto abbastanza contenuto sulla reputazione dell'ente. Vi ho preso poi un esempio di un progetto che ha portato avanti il Comitato Regionale per le Comunicazioni, che è lo sportello Help Web Reputation, al quale si possono rivolgere tutti i cittadini. Un altro esempio portato avanti dal MIUR con Generazioni Connesse, nell'ambito dei progetti di educazione civica digitale, che in qualche modo lavora anche sulla reputazione. E chiudo questo mio intervento una notizia di questi giorni sulla listeria che ovviamente sta allarmando i cittadini, nonostante l'intervento rassicurante anche degli esperti sul fatto che oltre i 70 gradi in qualche modo la listeria muore, però per dirvi, questo è un lancio dell'agenzia ANSA attraverso Twitter, dove si cerca appunto di diffondere quello che è l'affermazione del ministro Grillo, che tenta appunto di rassicurare, dicendo che ci sono delle ispezioni a campione e il fatto che comunque poi con maggiori dettagli spiega qual è l'interazione del ministero rispetto a un fatto che ha comunque un impatto sulla comunità reale e anche sulla community. Io, Gabriele, finisco qui, passo poi a te la palla. Gabriele. Va bene, grazie. Adesso allora passiamo subito la parola a Giuseppe Tipaldo. Devo solo avere il tempo di dargli il ruolo di relatore. Ecco, gli assegno il ruolo di relatore e gli riattivo sia audio che richiesta di webcam, sperando che la cosa, ecco, vedo lo schermo. Sì. Dovresti attivare tu la webcam, perché non riesco. Allora, vediamo. Ok. Eccoci qua. Bene, allora a te la parola. Ok, bene. Allora, innanzitutto buongiorno a tutte e a tutti.
Grazie anche per l'intervento che è stato fatto, che ho seguito con molto interesse. E io adesso lavorerei più su quest'altro piano che vedete qui, presentazione. Avrei pensato di innanzitutto muovermi su tre assi simultaneamente. Uno in parte prende e generalizza le considerazioni che sono state fatte nell'intervento precedente e approfondisce dal punto di vista della mia materia, che l'analisi dei dati online da un punto di vista sociologico, le teorie sulla reputazione nella comunicazione sui nuovi media. Il secondo asse è un asse metodologico, cioè farò dei riferimenti non esaustivi, ma comunque proverò a farli, su che cosa vuol dire oggi fare analisi della reputazione online, quindi come si fa, come si trattano queste fonti. E infine, accennerei di tanto in tanto a dei casi che non sono necessariamente dei casi istituzionali, ma possono venire anche dal mondo del business. Lo faccio perché da un punto di vista operativo l'analisi della reputazione online non è particolarmente diversa da quello che avviene nel settore del business o nel settore della comunicazione istituzionale, come vi è stato detto. La parte di costruzione della comunicazione nel campo della reputazione è stata particolarmente influenzata negli ultimi anni dalla comunicazione politica, che è ormai trattata, ci piaccia o no, con le stesse leve con cui si fa la comunicazione del marketing dei prodotti, cioè un partito è un brand, un candidato è un brand, e viene trattato e gestito con le stesse leve. Questo magari dal punto di vista etico ci può far alzare qualche sopracciglio, ma possiamo alzare tutti i sopraccigli che vogliamo, e insomma, dai casi piccoli del comune dietro casa ai casi più grossi delle elezioni americane o della Brexit vengono gestite con queste tecniche. Per cui gli esempi che farò sono esempi che ci, come dire, ci insegnano, ci impartiscono qualche lezione, e lo fanno a prescindere dal fatto che derivino dalla comunicazione di prodotto, di brand, o dalla comunicazione istituzionale. Comincerei con alcune cose che riguardano più gli aspetti di letteratura, di teoria, perché se parliamo oggi di reputazione online, non possiamo che fare riferimento a questa espressione, che è un'espressione un po' di moda, un po' tanto, usata alle volte in maniera spropositata, ma che ci aiuta a capire un dato di fatto. Il dato è che ci sono troppi dati, cioè ce ne sono talmente tanti che definire lo studio della reputazione al giorno d'oggi vuol dire dotarsi innanzitutto di un apparato tecnologico tale da consentirci di tenere simultaneamente sott'occhio una enorme quantità di fonti che istantaneamente, cioè non dico quotidianamente, intendo dire nei 3 minuti che sono già passati da quando ho preso la parola, hanno prodotto enormi quantità di dati. Quindi quando parliamo di grandi quantità di dati stiamo parlando innanzitutto di questioni volumetriche, quindi una massa prodotta da utenti collegati in diversi modi da diverse parti nel mondo che scrivono, condividono, commentano, mettono un like, acquistano, visitano, guardano,
ingaggiano, insultano, fanno tutta una serie di cose, si scattano un selfie, taggano qualcuno, fanno delle domande, si lamentano o semplicemente si spostano con un dispositivo addosso che tiene traccia della loro posizione. Quindi stiamo parlando di un volume enorme di dati che vengono prodotti e diffusi in maniera velocissima, motivo per cui, insomma, per riprendere gli esempi che vi sono stati fatti, se io inneggio al Duce e gli auguro buon compleanno e poi ho capito che forse se sono un pubblico ufficiale o se ho un incarico pubblico ho fatto una cazzata e vado a cancellare quel tweet o quel post, e posso cancellare quello che voglio, ma in realtà il dato è persistente perché ha viaggiato molto più velocemente della mia intelligenza e quindi è stato screenshottato, è stato condiviso, è stato ripostato da altre persone e quindi quel dato io l'ho cancellato, ma la traccia di quel dato è rimasta perché si sposta a una velocità che non sono capace di controllare. Questi dati sono eterogenei, per cui anche saperli vedere, prendere, integrare, interpretare non è banale, perché mescolano una serie di dati che hanno una tipologia molto diversa l'uno dall'altro. E poi sono dati che incominciano a costituire un dato, cioè una risorsa particolarmente promettente. Ora, ovviamente le grandi aziende, va da sé, è inutile dirlo, questi dati li sanno gestire, li sanno archiviare, hanno anche i mezzi per farlo e lo capiscono quotidianamente che quel dato ha un valore immenso. Le pubbliche amministrazioni fanno molta più fatica, fanno molta più fatica per tutta una serie di ragioni. Una perché è storicamente comprovato che l'apparato burocratico impieghi più tempo ad adattarsi all'ambiente, ai cambiamenti dell'ambiente, perché non è incentivato a farlo, è incentivato a ripetere le cose nel solco degli schemi che sono stati tracciati, che garantiscono al singolo individuo all'interno della catena decisionale di non andare incontro a sanzioni. Cioè, se io faccio le cose così come mi è stato detto, quindi se sconnetto il cervello e faccio funzionare le cose così come mi sono imposte da normative, regolamenti, leggi e così via, probabilmente l'effetto aggregato di questa cosa è mostruoso, esattamente come la burocrazia in molti paesi e nel nostro in maniera particolare. Ma sono sicuro che minimizzo la possibilità di andare incontro a delle sanzioni, cioè ad avere io personalmente come singolo dei problemi. Poi per il fatto che per poter stare dietro e valorizzare questi dati c'è bisogno di un investimento economico e insomma, se parliamo di pubblica amministrazione e di investimenti economici, sappiamo che è molto difficile farlo perché le risorse sono scarse per definizione ovunque, ma nella pubblica amministrazione, soprattutto in quella italiana, sono scarse ancora di più che altrove. Questo però fa sì che oggi le pubbliche amministrazioni stiano, anche se il team che è stato creato dal precedente governo e da quello ancora prima, sta lavorando per migliorare questa situazione e ci sta riuscendo, anche con enorme fatica, ma ci sto riuscendo. Questo fa sì nel complesso che comunque a livello generale possiamo senza dubbio dire che non sono certamente le amministrazioni pubbliche e le istituzioni pubbliche quelle più aggiornate dal punto di vista della capacità di archiviazione, di analisi, di interpretazione, di acquisizione, di infrastrutturazione dell'informazione online, da cui dipende anche la reputazione. Ora, tutto questo si scontra in un contesto che è quello che possiamo chiamare dell'era Facebook, della società dei big data, della società iperconnessa, chiamatela come meglio preferite, in cui le fonti che stimolano la produzione di dati dai quali si possono desumere informazioni legate alla reputazione o che possono ledere la reputazione
alle volte senza che chi la lede ne sia neanche consapevole, come abbiamo visto prima. Sono tantissime queste fonti e le opportunità sono continue. Potrebbero essere, come dire, incentivate dall'uso illegale di materiale protetto da copyright, come cercare le serie TV in streaming. Io so che nessuno di voi connessi in questo momento fa cose brutte di questo tipo, ma pare che in giro qualcuno lo faccia, e nel momento in cui lo fanno si rende conto, ad esempio, che magari se lo fa connesso da un ente pubblico, da una rete pubblica, è perseguibile. Ma non c'è solo quello, c'è ad esempio il fatto che tra le cose che vanno di più ci sono le ricette online. Mentre io faccio, che ne so, guardo il video di una ricetta online, potrei commentare sotto dicendo: ma quel coglione di Elve di uno chef, ma sta cazzata non si fa così. Ok, che quella sia una cazzata è una tua opinione personale, e per il momento ancora non viviamo in uno stato di polizia, quindi per fortuna le opinioni personali si possono esprimere, ma c'è un limite all'opinione personale. Il limite dell'opinione personale è la legge. E nel momento in cui io dico quel coglione di il nome di uno chef, non sto esprimendo un'opinione personale, sto insultando qualcuno, il che è penalmente perseguibile, per esempio. E andiamo avanti, insomma, ci sarebbero tantissime cose da dire, però dobbiamo partire da questo presupposto, che l'era, la società di Facebook, è la società in cui vincono i gatti. È la società in cui vincono i gatti. Che cosa vuol dire? Vuol dire che in questo momento l'attenzione media del pubblico online è catturata da cose di questo tipo. Cioè, stiamo parlando di milioni di visualizzazioni per video che fanno vedere gatti che impazziscono a fare cose. Allora, questo è un contesto importante perché? Perché in questo contesto a noi sembra di usare delle piattaforme che sono proprietarie nostre e nelle quali tutto sommato ci possiamo permettere di essere noi stessi. Non c'è niente di più falso e non c'è niente di più ingenuo. Se io domani commento sotto il post di un politico e esprimo la mia opinione, che magari è in controtendenza rispetto ai fan, cioè ai fanatici di quel politico, e uno di questi incomincia a insultarmi, lui non lo sa che io posso screenshotare quel post e chiedergli i danni. All'inizio questa cosa non era tanto nota, perché questi strumenti, gli strumenti con cui abbiamo a che fare oggi, cioè questi dispositivi, ci danno l'impressione che siano delle propaggini dei nostri stessi, del nostro stesso corpo, cioè sono degli oggetti che teniamo sempre accesi, che consultiamo in maniera frequentissima per mille motivi, ci dicono di tutto, dalle cazzate che possiamo guardare online quando vogliamo perdere tempo, ai giochini, alle previsioni del tempo, fino alle notizie, fino a delle cose anche importanti, quindi non le sto demonizzando, sto dicendo però che gli spunti per poter usare questi strumenti sono tantissimi e quindi noi siamo stati addomesticati da questi strumenti al punto che ci sembra che ci appartengano e che qualunque cosa avvenga con questo strumento ricade nell'ambito delle nostre relazioni interpersonali. Ma non è così. Gli spazi con cui abbiamo a che fare sono virtuali, sono pubblici. E sono spazi che si chiamano virtuali non perché siano finti, si chiamano virtuali perché avvengono al di fuori del contatto materico, cioè al di fuori del contatto materiale, concreto, cioè non toccate i bit, ma i bit esistono. E se io faccio una foto, faccio un selfie durante un incidente ferroviario, non sto facendo una bravata e non sto neanche facendo una cosa che sono libero di fare.
sto commettendo una serie di illeciti che possono essere perseguiti. L'inganno deriva dal fatto che questi strumenti sono talmente avanzati, qualcuno ormai parla tranquillamente di realtà aumentata, al punto che ci danno l'impressione di essere... totali facoltà di controllo, il che è assolutamente falso, e questo spiega ad esempio perché ancora oggi, nonostante Facebook sia in piedi da quasi 15 anni, quindi so come dire, avremmo dovuto acquisire ormai avremmo dovuto acquisire ormai da tempo una certa dimestichezza con questi strumenti e non l'abbiamo fatto. Spiega perché ancora oggi avvengano dei comportamenti sui social network che portano poi, per esempio, a dei licenziamenti, a delle cause. All'inizio di Facebook, persino professionisti stimati in ambiti della società, insomma, molto importanti, legali, medici, notai, imprenditori, insomma, dirigenti, mettevano in atto dei comportamenti sul posto di lavoro che pubblicizzavano tranquillamente su Facebook, illudendosi che quello fosse la loro pagina e che quindi lì potessero fare quello che volevano. Ora, se questo è chiaro, ovviamente la conclusione di questa analisi non può essere che abbandoniamo i social, perché sono lo strumento più usato dal maggior numero di persone, e quindi noi come enti pubblici, come istituzioni, come imprese, come ONG, non possiamo fare a meno di stare all'interno di queste arene. Bisogna capire come starci, quindi se da un lato l'accortezza del capire quali sono i limiti, adesso alcune istituzioni, alcune aziende si stanno dotando anche di vademecum, cioè come si sta online, tu sei dipendente di X e Y, come stai online? Ci stai in questo modo, perché quello che tu fai online non è esente da ricadute anche per me, che sono il tuo datore di lavoro, quindi ci fai attenzione. Esattamente come domani, se qualcuno venisse intervistato su Rai 1, probabilmente farebbe, come dire, si renderebbe conto di essere non a casa propria per i fatti propri con i propri familiari, ma di essere in un luogo che è un'arena pubblica, non importa se è la televisione e non è la piazza, ma è equivalente a quella piazza. Il lato, diciamo, la pars construens di queste riflessioni è capire che cos'è interessante nella società di Facebook. E le cose che sono interessanti nella società di Facebook non sono particolarmente innovative. Il mezzo sembra innovativo e per certi versi lo è, la tecnologia lo è stata, oggi lo è un po' meno, ma che cosa funziona su queste piattaforme non è qualcosa di particolarmente nuovo, tutt'altro, anzi, l'elemento è un elemento vecchio quanto il mondo, probabilmente. Quello che funziona oggi sulle nuove piattaforme è quello che quello che funzionava e funziona ancora oggi in televisione, in radio e sui giornali, è quello che funziona, che funzionava 60 anni fa quando mio nonno nel dopoguerra radunava 10-20 persone fuori dalla porta di casa la sera per raccontare una storia e far passare del tempo. Cioè, ancora oggi su questi strumenti funziona una comunicazione che è innanzitutto una comunicazione volta al coinvolgimento e a raccontare delle storie, perché noi ci siamo evoluti dal tempo del mito in avanti con il racconto delle storie, cioè dando senso ai fatti del mondo in una forma narrativa facilmente memorizzabile, fruibile, che in qualche modo ci coinvolgesse per qualche motivo.
Un motivo potrebbe essere quello che ci è utile, un altro motivo è quello che ci piace, cioè che ci diverte. Ecco cosa sta dietro a parole che adesso vanno particolarmente per la maggiore, che sono come storytelling e engagement. Vuol dire semplicemente raccontare storie. Che cos'è una storia? Una storia è un modo, una forma narrativa che serve a plasmare dei valori e delle pulsioni, cioè serve a attribuire che cosa ha un valore per noi, che cosa è importante, che cosa orienta la nostra azione, che cosa istruisce il nostro modo di pensare, e poi ci dà delle lezioni di tipo morale per cercare di tenere a bada le nostre pulsioni. Quindi la storia di Narciso non è veramente la storia di una specie di Brad Pitt dell'antica Grecia che aveva, come dire, non avendo uno specchio, rincorreva gli stagni per cercare di vedere quanto fosse bello. Quella storia aveva come morale il limite della pulsione egoistica, egocentrica, che oggi chiamiamo narcisistica proprio per quella storia, per il protagonista di quella storia, che era quella di pensare che l'uomo è un animale sociale, quindi se l'uomo non si chiude esclusivamente su se stesso, a pensare solo ai propri bisogni, ad apprezzare e valorizzare soltanto se stesso, ma lavora in gruppo come animale sociale, ottiene un numero maggiore di chance di sopravvivenza rispetto appunto al fatto che viva come animale individuale. Ok? Quindi le storie servono a passare questi tipi di messaggi. Ora voi mi dite: sì, ma se io sono l'INPS, non è che c'ho molto da raccontare. In realtà non è assolutamente vero, perché possiamo raccontare online delle storie anche con finalità legate all'utile. Ad esempio, se voi siete l'INPS, e avete una pagina Facebook, vi renderete conto dalle analisi, che ne so, dei Google Trends, cioè delle ricerche che vengono fatte su Google, dalle analisi degli accessi al vostro sito, quali sono le parole chiave con cui le persone vi cercano. E se avete la capacità di analizzare questi dati, capite quali sono le vostre storie da raccontare. E le vostre storie da raccontare non sono le storie di quanto è bella l'INPS e quanto è utile l'INPS, ma sono le storie che rispondono alle domande: dove trovo il 730 precompilato, come faccio a inviare. Cioè, sono molto spesso delle domande, ma posso rispondere in una maniera che non è quella della vecchia INPS, ma è molto più vicina alla maniera dell'INPS degli ultimi anni, cioè quella in cui vengono fornite delle risposte chiare, semplici, in un linguaggio tutt'altro che burocratico. Per rispondere a un'esigenza ben precisa. Se io sono l'INPS, le persone non si aspettano che io cerchi che io cerchi una morale sul modello del mito greco sulla mia pagina Facebook, ma sicuramente posso raccontare tutta una serie di aspetti. Ad esempio, posso fornire dei contenuti che dicano come si fa a fare determinate cose, che sono proprio quelle cose che gli utenti cercano più spesso online. Andrei su questo un po' più veloce. Che cosa vuol dire analizzare i big data per la reputazione? Beh, vuol dire, ad esempio, fornire delle risposte a domande di questo tipo. Domande che possono essere legate, ad esempio, all'analisi di che cosa stanno facendo dei miei competitor, se sono un'azienda, all'analisi di come mi posiziono su Google, all'analisi di quali sono i temi più associati a me. Ad esempio, se io sono un comune tal dei tali e ho deciso, ad esempio, di passare dal modello della raccolta rifiuti per strada al modello del porta a porta, beh, è plausibile che un cambiamento di questo tipo provochi delle reazioni nei miei cittadini, e queste reazioni sono dovute al fatto, ad esempio, che è un cambiamento gravoso per i miei abitanti.
perché un conto è fare un sacchettino e buttarlo nell'immondizia, un altro conto è avere tutta una serie di sacchetti differenziati per tipo, costruiti in un certo modo, tenere a mente quali sono i giorni di passaggio e tutta una serie di aspetti associati a queste problematiche di cui devo tenere conto. E beh, potrebbe essere che anche se la politica è corretta e sensata, all'inizio l'introduzione di un cambiamento nella gestione dei rifiuti porti un danno reputazionale al mio comune e a me sindaco, che come sapete sono ovviamente dal 93 in avanti con la nuova legge elettorale sui comuni e gli enti locali e sono di fatto il, diciamo, portavoce, leader, l'uomo immagine del comune stesso. E che cosa faccio in una situazione di questo tipo? È assolutamente importante, ad esempio, ascoltare la rete e cercare di capire quali sono gli elementi che emergono associati ad un eventuale problema reputazionale, quindi ho bisogno di capire che cosa viene detto, quali sono i temi, le parole chiave che vengono utilizzate, il sentiment di queste parole. In questo modo riesco a ricostruire in maniera, direi, abbastanza attendibile quali sono i bisogni più diffusi in questo ambito. Ora, la reputazione, sociologicamente parlando, è un oggetto complesso. Che cosa vuol dire che è un oggetto complesso? È un oggetto che è fatto di diverse dimensioni che interagiscono tra loro. La reputazione ha una componente che è data da che cosa io penso di me stesso e cosa io faccio per diffondere la mia immagine verso il pubblico. Quindi sono attento, ho una strategia, ascolto periodicamente la rete per capire che cosa non va e sulla base delle domande o delle lamentele, fornisco anche solo delle risposte. Badate bene, uno dei motivi credo per cui io sia qui è perché ho coordinato 3 anni fa il team che ha dovuto gestire la crisi, insomma, la passeggera crisi che abbiamo avuto come Università di Torino. Io sono un ricercatore all'Università di Torino per quanto riguarda l'amianto in una sede della nostra università, Palazzo Nuovo. Chi è di Torino lo sa di che cosa sto parlando, chi no, immaginate insomma la sede delle facoltà umanistiche, quindi migliaia di studenti che da 50 anni frequentano quel luogo, che si scopre dall'oggi al domani che ha dell'amianto sotto il linoleum. Cos'è successo? È successo che ovviamente in una situazione del genere immediatamente il nostro Facebook, il Facebook dell'Università di Torino, è stato sommerso da domande, richieste, insulti, lamentele. Considerate anche che dall'oggi al domani, con un avviso di garanzia al nostro rettore, il rettore, per tutelarsi, ha dovuto immediatamente sospendere le lezioni in quel posto. Quindi decine di corsi dall'oggi al domani non avevano più una sede. Vi lascio solo immaginare che casino si è scatenato. Un danno alla reputazione, insulti, lamentele, ci state assassinando, ci avete avvelenato, dove sono i miei corsi, dove andiamo a fare gli esami, dove mi laureo? Cioè, un delirio che ha coinvolto decine di professori, amministrativi, migliaia di studenti. Noi in una notte abbiamo tirato su un sito internet che abbiamo popolato col tempo, ma che ha innanzitutto
ha avuto la funzione di essere il catalizzatore delle informazioni, perché la cosa peggiore che può capitare in un momento come questo è non essere noi a governare la crisi di reputazione, ma fare sì che siano gli stakeholder esterni a governarla. Nell'occasione, la magistratura, l'avviso di garanzia è un oggetto comunicativo che lede la reputazione. I media che non aspettavano altro, non perché sono cattivi, ma perché i mezzi di comunicazione di massa hanno uno scopo: vendere. Vendono l'informazione. Voi capite bene che dall'oggi al domani chiudere Palazzo Nuovo con migliaia di studenti per aria che non sanno dove andare è una roba interessante da vendere. Loro fanno il loro mestiere, lo fanno bene, qualcuno lo fa meglio, qualcuno lo fa peggio, ma fanno quello di mestiere, quindi non è che io me la devo andare a prendere con la stampa fa il suo mestiere. Alcuni dei miei ex studenti che scrivevano articoli su di noi e io non sono mica andata a prendere con i miei studenti, li ho formati io per fare quel mestiere. Quindi, io però non posso stare con le mani in mano. E che cosa fai in un caso del genere? Prendi il responsabile, il dirigente del tuo settore universitario e gli dici: ok, questa è una crisi, dobbiamo lavorare insieme stanotte per tirare fuori un sito. Questo sito deve essere il luogo su cui convergono tutte le informazioni autentiche, perché ho letto, ho sentito, un mio amico mi ha detto, il passante amico della mia vicina di casa che ha un gatto malato è andato dal veterinario, il veterinario gli ha detto no, perché poi succede il modello di amici miei, cioè volano le supercazzole. Per evitare le supercazzole devi costruire un sito e dire che su quel sito tu comunichi tutto quello che puoi sapere, compreso il fatto che rispondi anche dicendo che non sai delle cose, cioè che ci sono delle cose che non si possono sapere subito e che lo capisci che ci sono delle persone dall'altra parte che hanno bisogno di sapere delle cose e gli devi dire, a costo che ti insultino, ma poi scoprirai magicamente che se gli rispondi incominciano a insultarti molto meno, che delle cose materialmente le stai cercando di evadere, ma al momento non sono prioritarie o non sei materialmente in grado di gestirle subito. Perché? Perché non è possibile, perché magari alcuni corsi non hai ancora delle nuove sedi dove piazzarle e quindi gli tornerai a rispondere soltanto quando quella cosa lo saprai, quella notizia la saprai. Ma gli hai risposto, non hai fatto finta di niente. Cioè il modello burocratico italiano di gestione della crisi, della reputazione nella crisi è: uno, non destare il can che dorme, sbagliatissimo. Due, nascondiamoci, prendiamo gli scudi e ripariamoci fino a che non siamo sicuri di che cosa possiamo dire. Perché, lo dico male, ma bisogna proprio dirlo così, abbiate pazienza, perché la cultura di gestione di queste cose in Italia è pararsi il culo. Il problema è che nessuno di noi ha uno scudo così grande per pararsi il culo con Facebook, con Twitter, con il web, cioè con una macchina che tu non puoi controllare perché non sei in grado di gestire, a meno che non diventi un governo autoritario e la chiudi, non sei in grado di gestire 2,2 miliardi di utenti. Non sei in grado, cioè non lo puoi proprio fare, non lo puoi fare. Ok? E allora, se non lo puoi fare, cioè se non puoi zittire una macchina di questo tipo, puoi governarla. E le regole base del governo della reputazione online nell'epoca di Facebook sono innanzitutto non nasconderti. La reputazione dell'università per 2 giorni è andata male. Il terzo giorno, come direbbe qualcuno, è un po' risuscitata. Perché? Perché quel terzo giorno finalmente è andato online il sito, finalmente sono arrivate alcune notizie, cioè siamo riusciti a costruire un database chiamando 100 volte gli amministrativi della didattica, i singoli professori, raggiungendo alcuni di quei professori che facevano la strategia che a un certo punto gli abbiamo detto che dovevano smettere di farla perché non erano mia nonna o mia zia, erano professori dell'Università di Torino e quindi sputare nel piatto dell'Università di Torino non lo facevano. E allora siamo riusciti a spiegare
spiegargli che non era il caso di fare i fighi criticando più ancora degli studenti quello che stava avvenendo, perché c'era della gente che stava lavorando giorno e notte per gestire quel problema e che quindi dovevano almeno, se non erano in grado capaci di, cioè gli abbiamo detto, se siete capaci a risolverlo siamo qui in via Po 17, venite e dateci una mano, se non siete capaci o pensate che non sia il vostro compito, allora sapete cosa c'è? State almeno zitti e non diventate parte del problema. Bisogna parlare così all'interno di un'organizzazione che sta gestendo una crisi di reputazione. E improvvisamente anche i professori hanno capito che non era il caso di fare i fighi sulle spalle dell'università, perché quello che stava avvenendo era un problema più grosso in cui non c'era un colpevole, c'era un problema da gestire. Cioè Palazzo Nuovo è stato costruito quando l'amianto si poteva costruire. E questa cosa qui, per tutta una serie di problemi che siamo stati noi i primi a dichiarare su quel sito, perché non ci siamo nascosti, abbiamo detto c'è un problema e ci sono delle responsabilità e noi ce le assumiamo. Quindi trasparenza, onestà, controllo ramificato di chi stava partendo per la tangente e soprattutto abbiamo incominciato a pubblicare le informazioni che le persone volevano. Alla stampa abbiamo messo in pasto i nostri stessi errori e tutto quello che veniva fatto dalla magistratura, dalle indagini, dalle ricerche, dagli studi. Insomma, noi siamo l'università, avevamo anche a bordo i professori che insegnano che cos'è l'amianto, cioè avevamo a bordo i massimi esperti che hanno gestito i problemi dell'Eternit e quindi li abbiamo fatti intervenire e gli abbiamo fatto spiegare che cos'era, qual era il problema, quali erano le dosi, tutto in, una, insomma, in un modo facilmente accessibile. Sapete qual è stato il risultato di questa cosa? Il risultato è stato che la stampa ha smesso di trattare il tema, perché lo stavamo già trattando noi, quindi se tu volevi informarti su che cos'erano i problemi, su che cos'era successo, non avevi bisogno che la stampa scrivesse l'ennesimo articolo, venivi su questo sito e c'era scritto tutto e ti potevi fare il download dei documenti originali. Più chiaro di così? C'erano i video in cui i professori, le professoresse, gli ingegneri e le ingegnere spiegavano che cos'era stato, che qual era il rischio, qual era la quantità di materiale trovato e perché quella quantità di materiale trovato, ad esempio, non era pericoloso per la salute, a patto che comunque si facessero le bonifiche a tendere, perché lo sarebbe potuto diventare, ma per il momento non era pericoloso, quindi non abbiamo avvelenato nessuno e non l'abbiamo detto noi, l'abbiamo fatto dire commissionando uno studio al Politecnico, che con noi giuridicamente non c'entra niente, è un ente terzo. Ora, nel frattempo, su Facebook gli studenti si lamentavano non tanto del problema della salute, che è stata più una bolla mediatica che altra, si lamentavano perché poverini non sapevano il giorno dopo dove dovevano andare a dare l'esame. E allora sul sito abbiamo incominciato, man mano che le informazioni arrivavano, a costruire un database per cui tu scrivevi il nome della professoressa, del professore o del corso e ti diceva dove era spostato e con che orari. Non è una roba da poco farlo per centinaia di corsi. Ma soprattutto, quando non avevamo l'informazione, non facevamo finta di non leggere. Quando ci insultavano su Facebook, non facevamo finta di non leggere o nascondevamo il messaggio. Gli rispondevamo, gli dicevamo, guarda, capiamo, sappi che... E questa cosa avveniva il 25 aprile, il 1 maggio, cioè avveniva sempre, perché l'emergenza è un'emergenza. Ora, per fortuna, non sempre ci sono situazioni emergenziali. Quando situazioni emergenziali non ci sono, si può pensare anche di non lavorare i sabati, le domeniche e le feste, ma la cosa migliore che bisognerebbe fare è programmare. E allora, come si programma? Vorrei arrivare qui. Piccola parentesi per staccare un attimo, vi faccio vedere che gli errori, le ingenuità vengono fatte anche nel mondo dei brand, non soltanto ovviamente nella pubblica amministrazione. Per esempio, vi ricordate Dolce & Gabbana qualche anno fa? Hanno avuto una crisi legata a un'intervista che hanno fatto, nella quale loro dicevano che erano contrari ai figli in provetta, che ha scatenato una serie di reazioni, tra cui Elton John, persone molto famose, che hanno portato poi al famoso boicott a Dolce & Gabbana. Nivea che se la prende con Neve è una piccola azienda che fa cosmetica qui a Torino. Nivea dice no, non va bene perché il vostro nome ricorda troppo il nostro e quindi li spinge a cambiare nome, a chiudere
lì per lì dando un'enorme visibilità a Neve, quindi ottenendo un effetto contrario, cioè la reputazione di Neve non solo non è stata intaccata, ma è temporaneamente cresciuta grazie alla visibilità che questo scandalo gli ha dato. E qui vedete che i commenti sono molto positivi per Neve e in realtà molto negativi per Nivea. Grupalia ha un social media manager che probabilmente aveva insomma la sensibilità di una cartuccia della stampante, che durante il terremoto del 2012 in Emilia dice: paura del terremoto, molliamo tutto e scappiamo a Santo Domingo. E quindi Grupalia promuove una vacanza a Santo Domingo mentre ci sono danni e morti in Emilia. E ovviamente uno dei tanti su Twitter commenta e gli dice: ma siete scemi a scrivere un tweet promozionale del genere? Sapete che c'è gente che è morta e che sta in strada? Per dirvi, insomma. Melegatti che promuove un post omofobo sulla pagina Facebook dicendo: ama il tuo prossimo come te stesso, basta che sia figo dell'altro sesso. Ovviamente c'è partita una campagna di insulti, questa campagna è stata ritirata, Melegatti ha venduto in quel periodo meno panettoni, ma pare che poi ultimamente se la sia passata ancora peggio e insomma. Foodora, lo scandalo di Foodora di un anno e mezzo fa, insomma, lo sfruttamento dei rider. Foodora decide di non comunicare, decide di non comunicare, peccato che però la gente incomincia a insultarli sulla loro pagina Facebook. Quindi ulteriore elemento che possiamo apprendere è che non si può non comunicare nell'epoca di Facebook. Cioè, stare zitti non vuol dire che il problema svanisce, vuol dire semplicemente che la gente ti viene a insultare e per di più tu a quel punto non governi la situazione. Il peggio credo sia stato raggiunto da Patrizia Pepe. Qui potete vedere, diciamo, la discussione molto accesa tra la social media manager del tempo di Patrizia Pepe e le utenti che compravano Patrizia Pepe, e capite come la situazione è degenerata, e questo ancora oggi è considerato uno dei peggiori esempi di gestione della reputazione online. Ora, dicevo, in questi ultimi minuti che mi restano, 5 minuti, li vorrei spendere riassumendo brevemente come si fa gestione della reputazione. La prima cosa che bisogna capire è che bisogna dotarsi di un metodo. Quindi la strategia con cui si parte per fare analisi, gestione della reputazione online è basata su queste fasi. Uno, bisogna analizzare l'ecosistema. Quindi l'ecosistema è fatto dai punti di contatto con i nostri cittadini, i nostri utenti, i canali che sono attivi. Occorre poi costruire una pianificazione strategica che deve essere evidence-based, cioè le strategie oggi non possono fare a meno dell'analisi dei dati. Se non si è capace di analizzare i dati, non si fanno le strategie o le si fa fare a qualcuno che ci ha analizzato dei dati, altrimenti non ha senso. Una volta che questa fase è stata fatta, bisogna definire un piano cadenzato nel tempo, meglio se con un ordine di, diciamo, con un orizzonte temporale di almeno un anno. Il monitoraggio di quello che viene fatto è la quarta fase, e poi, al giorno d'oggi, con le tecnologie che abbiamo la possibilità di attuare dei correttivi in corso d'opera, cioè possiamo ritarare il tiro sulla base dei dati che stiamo raccogliendo nel momento in cui stiamo già agendo. Queste sono le fasi fondamentali, e non necessariamente devono essere fasi in cui un'amministrazione, un ente, un'istituzione interviene direttamente, nel senso che ci sono alcune competenze talmente specifiche e verticali che richiedono magari dei consulenti, dei fornitori esterni. Ok? Allora, questo è, diciamo,
diciamo, sono gli elementi fondamentali su cui io mi vorrei concentrare e lascerei la parola a voi se ci sono delle domande, dei chiarimenti, degli approfondimenti, altrimenti mi fermerei qui. Grazie, vediamo se arrivano delle domande sulla chat. Intanto chiederei a Claudio anche di ricollegarsi in modo da vedere se ci sono Eccomi. domande anche per lui. Ciao Claudio. Beh, mi sembra che la carrellata sia stata interessante su tutti e due gli aspetti, ma soprattutto anche il racconto dal vivo del caso dell'università, mi sembra che abbia reso la complessità di quello che si stava trattando in maniera teorica, no? Che quindi una crisi di reputazione è qualcosa che ti arriva all'improvviso e che se non la gestisci ti sommerge. Bene, io non vedo domande, quindi a questo punto penso che possiamo. C'è un complimenti a entrambi i relatori, due differenti stili e tipi di comunicazione. Un plauso all'associazione al prossimo webinar. Ringraziamo Rocco Grazie. per i complimenti e quindi niente, salutiamo tutti. Chiederei ai relatori magari di fermarsi un attimo mentre agli altri di scollegarsi. Ricordandoli che poi avranno da compilare il questionario di customer satisfaction che gli apparirà in fondo.